Norberto Folletti è il re della classe Optimist italiana. 74 anni, maestro d'ascia, direttore sportivo e consigliere della Fraia Velariva per circa 30 anni. Norberto è il segretario della classe Optimist dal 1996. 14 anni in cui la classe è cresciuta in modo esponenziale, sia nel numero dei soci, sia nella mole di attività agonistiche e non. 14 anni di vittorie importanti, con 3 titoli mondiali, 3 titoli europei maschili e 5 titoli europei femminili. Oggi, con l'evoluzione introdotta del progetto Under 16, la classe Optimist naviga da sola e per il momento in ottime acque. Norberto Folletti si racconta ai microfoni di Seli, la sua storia, l'incontro con l'Optimist, la classe e i nuovi rapporti con la federazione. Un bel giorno ero a Fraglia Velariva dove c'era un gruppo di ragazzi semi-abbandonati. Ho detto, beh, vi accompagno io alla regata e questa è stata la grossa frittata, e sono ancora qui con l'Optimist. Cioè l'Optimist che mi ha coinvolto totalmente, cioè parliamo di Optimist. Quando io sono diventato segretario eravamo 600 tesserati, adesso siamo oltre i 1.800 con 200 circoli anche associati alla classe. Ho cominciato con questo gruppo di bambini, ho cominciato a fare l'istruttore, l'accompagnatore, sicuramente sempre gratis l'ho fatto. E da lì non so se in un'altra classe mi sarei stato coinvolto nello stesso modo, penso di no, perché come ti coinvolgono i bambini non ci sia altro modo di coinvolgersi, ecco, per me i bambini coinvolgono molto di più di qualsiasi altra cosa. Una volta, cioè parlo degli anni 50, i ragazzi, diciamo, di famiglie umili andavano a bottega, andavano tutti a lavorare, a imparare il mestiere. Io ho avuto la fortuna di andare a imparare il mestiere cioè il far barche, che poi si diventa carpentieri nautici, da un lussignano che era venuto da Monfalcone a Riva per costruire delle barche, e ho cominciato ad andare da lui a imparare il mestiere a 14 anni. Poi, costruendo barche, essendo lì alla Fraglia a vela, il primo mio impiego era lì alla Fraglia alla vela, perché questo lavorava in Fraglia, mi sono appassionato alla vela, anche alla vela agonistica in particolare. Posso dire, nel 1950, a 14 anni ho fatto la mia prima intervela e da allora sono iscritto alla Federazione Italiana Vela, prima era USVI, adesso è FIV, e da lì ho cominciato sempre a. Vi racconto un aneddoto: a 17 anni io e mio padre e un gruppo di ragazzi del mio borgo siamo andati in Val di Ledro, cioè a 12 km su in montagna, a prendere le tavole per costruire la prima barca. Cioè a 17 anni mi sono costruito il primo snipe, era un beccacino, che per uscire poi dal magazzino abbiamo dovuto togliere la soglia della porta. Questo è un principio. Il ricordo della mia prima intervista è stato su un beccacino, che ricordo benissimo il nome, si chiamava Tanagra, era in legno naturalmente, dove abbiamo anche scuffiato. Però ricordi bellissimi, cioè vento forte, sempre vento forte e bambino. Poi un'altra cosa, ricordo un bellissimo campionato italiano Star con Italo Torboli, il papà di Gianni Torboli, che forse tutti nel mondo della vela tutti conoscete, campionato italiano vinto da Straulino, dove io ho partecipato a prua di questo Italo Torboli con la Star. Cioè io ho fatto tutta la trafila, diciamo, di prodiere della vela, l'ho fatta tutta, ecco. E diciamo, nel 58 è cominciata la vera attività con l'FD, raggiungendo anche buoni traguardi, però sempre dovendo tenere d'occhio il lavoro e la famiglia, eccetera. Sai, culturalmente noi facevamo la quinta elementare, sai, la quinta elementare poi fatta negli anni del dopoguerra, dove ci avevano altri problemi, problemi di mangiare forse anche. E fare vela non era da tutti, insomma, ma formato dandomi anche un po' di cultura. Vi spiego, cioè io non avendo fatto studi in scuola, cioè iniziare l'attività di costruttore di barche, cioè la scala, i disegni in scala. Sai, per me la scala era quella che si saliva a casa.
e lì mi sono impegnato serate e notti a tracciare e a studiare questi disegni. Ecco perché dico che mi ha formato anche un po' culturalmente, sicuramente. In quei tempi non venivano accolti i ragazzi del mio ceto sociale, chiamiamolo così, ma vedendo la grande passione di un gruppetto di ragazzi, non solo io, di 4-5 ragazzi, che erano, vedendo la nostra grande passione, la Fraglia ci ha accolto. Poi con gli eventi sono cambiati i personaggi, un po' dopo i personaggi sono cambiati, quelli dell'immediato dopoguerra erano un po' restii, che era proprio esclusiva la vela. Poi piano piano si è aperta, non si è aperta per me, non del tutto ancora, ecco. Chi mi ha insegnato il lavoro era un grande velista anche, un certo Cernischi, che era un lussignano, andato a Monfalcone. Quello era, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato il lavoro, che veramente poi mi ha dato delle grosse soddisfazioni nella vita proprio. Il lavoro, sono stato appagato anche dal lavoro. E direi che questo personaggio Cernischi, poi nel mondo della vela abbiamo conosciuto gente che ci ha accolti a braccia aperte, devo dire. Io ho bei ricordi di quei periodi, delle cene che facevamo con grandi signori dell'epoca. C'era Schiaffino, che era un signore della Piaggio, era uno della famiglia Piaggio, i Costa c'erano, i Baglietto a quei tempi. E lì ci hanno accolto, pur essendo forse anche i più giovani e anche i più poveri, ci hanno accolto, direi, proprio non ci ha fatto pesare questo stacco sociale. La FIF praticamente ci ha tolto tutti i finanziamenti, che come ben sapevate tutto era finanziato dalla Federazione Italiana Vela. Con quest'anno si sono venuti a mancare, non dico, ma per fare l'attività Optimist che abbiamo impostato ci vogliono circa 90.000 euro. Come abbiamo sopperito a questo? Per fortuna noi abbiamo dei numeri che tutti ci invidiano. Attualmente siamo oltre i 1.800 tesserati, come ho detto prima, e più di 200 circoli associati che pagano 80 euro, però tutto fa mucchio. E aumentando, abbiamo fatto un'assemblea straordinaria, abbiamo presentato un programma, e aumentando la quota con i numeri che abbiamo ci ha dato la possibilità di autogestirsi. E devo dire che finalmente ci sentiamo anche un po' più liberi, finalmente. I momenti di commozione quando vedo la bandiera italiana con l'inno ai mondiali o agli europei. Quest'anno, grazie a Francesca, vedere due volte la bandiera l'hanno alzata, due volte sentire l'inno e tutti i ragazzi che cantavano l'inno, è stata una grande emozione per me.